Il paradiso, spoiler dal 2 al 6, 1, Irene e Perico si riavvicinano, Ludovica riceve un dono. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le anticipazioni dello sceneggiato, in merito alle puntate in onda dal 2 al 6 gennaio. Raccontano che Alfredo assumerà un atteggiamento distaccato nei riguardi di Irene. Nel frattempo Tancredi sorprenderà Matilde con un dono. Vittorio e Roberto avranno in mente di organizzare un'iniziativa benefica. Mentre Ludovica sarà felice dopo aver ricevuto un regalo da Marcello. Umberto, invece, crederà che ci sia Adelaide dietro l'acquisto di Palazzo Andreani. Ezio sarà preoccupato che la sua famiglia possa avere dei guai finanziari a causa della sua attività. Irene si riconcilierà con Clara, nel frattempo Guarnieri vorrà vendicarsi di Adelaide e Marcello. Per questo motivo si alleerà con Ferdinando. Marcello, dopo aver acquistato Palazzo Andreani insieme alla contessa Adelaide, avrà grandi piani per l'immobile, mentre il commendatore si tormenterà per essersi fatto soffiare l'affare. Irene, sebbene tenti di mascherarlo, risentirà dell'atteggiamento distaccato messo in atto da Alfredo. Nel frattempo un orfanello di nome Adelmo porterà un po' di vivacità in parrocchia e sarà sotto custodia di Don Saverio. Matilda rivelerà a Vittorio di aver trascorso il capodanno insieme al marito Tancredi. Il piccolo Adelmo ispirerà Roberto e Conti per organizzare, in occasione della festa dell'Epifania, un'iniziativa benefica per i bimbi orfanelli. Ludovica sarà entusiasta quando riceverà un dono da parte di Marcello, mentre Tancredi nuoterà la simbiosi tra la moglie e Vittorio. E di conseguenza corteggerà ancora più audacemente la coniuge. A causa della tesa situazione creatasi con Perico, l'ex capo commessa non ne vorrà sapere di far pace con Clara. Guarnieri Senior, al contempo, sospetterà che dietro l'acquisto di Palazzo Andreani ci sia la cognata. Nel frattempo Elvira si offrirà di aiutare Salvatore a preparare i dolci per gli orfanelli. Matilde e Vittorio saranno ignari del fatto che Tancredi abbia messo sulle loro tracce un investigatore privato. Grazie all'atmosfera legata al giorno della Befana, Irene e Alfredo finiranno per riavvicinarsi. Mentre Ezio nutrirà un timore, se la sua attività dovesse fare un buco nell'acqua. A pagarne le conseguenze economiche sarebbe la sua famiglia. Tancredi esigerà che Adelaide decida se schierarsi dalla sua parte o da quella di Matilde. Cipriani, dopo essersi riavvicinata all'aiuto magazziniere, farà pace anche con Boscolo. Vito tornerà a Milano dopo essere stato in Sicilia e prenderà la palla al balzo per cercare di chiarirsi con Maria. Ferdinando e Umberto formeranno un'alleanza atta a mandare a monte i progetti d'affari di Marcello e Adelaide. Mentre Tancredi deciderà di stabilirsi in pianta stabile nel capoluogo lombardo.